Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui per questo incontro, il penultimo del Festival Radici. Ho il grandissimo piacere di avere qui con noi Ingo Schulze, che non è nuovo a Torino, è già credo la terza volta che viene in questa città, però parecchio tempo rispetto all'ultima, forse di più. Ok. E ringrazio naturalmente la traduzione, perché il mio tedesco non è sufficiente. Volevo semplicemente ricordare il fatto che ieri sera abbiamo proiettato al Cinema Centrale, nella parte cinematografica di questo festival, un film intitolato Goodbye Lenin, che ha molto a che vedere con il tema di questo festival. Perché in quel film, che non so chi di voi ricordi, abbia visto, c'è appunto la storia di una donna che in seguito a un incidente finisce in coma, siamo nella DDR ancora, e i medici si raccomandano molto con la famiglia di non scioccarla al risveglio con qualche notizia particolarmente bizzarra. E quando lei si risveglia è caduto il muro di Berlino, la DDR non esiste più e i figli si organizzano per far sì che insomma ci sia una parvenza ancora di normalità nella sua vita. Un film che racconta molto bene questo passaggio che ritroviamo anche nel libro La rettitudine degli assassini di Ingo Schulze, che è il suo ultimo titolo pubblicato con Feltrinelli, uscito qualche mese fa, il cui protagonista Norbert Paulini, un libraio di Dresda, quindi piena Germania Est, vive sulla sua pelle questo cambiamento radicale che letteralmente gli cambia la vita. Allora volevo chiedere a Ingo se ci racconta un po' la storia di questo Norbert Paulini in un romanzo che è diviso in due parti e che ha per certi aspetti anche un tono molto epico. Ci sono delle parti del romanzo che mi hanno ricordato un po' Berlin Alexanderplatz di Dublin. E soprattutto mi è sembrato un romanzo davvero capace di restituire questo spaesamento, questa perdita di identità che ha riguardato non soltanto naturalmente il protagonista del libro, ma un popolo intero. Buonasera. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich war 1999 das erste Mal in Turin und auch gleich mit einer Übersetzung. Grazie mille, grazie per la vostra presenza, grazie per l'invito ovviamente. E sono stata a Torino la prima volta nel 1999 con una traduzione di un mio libro. Und die beiden Freunde, die ich damals getroffen habe und die sich seither so sehr für mich eingesetzt haben, Anna Carlioni und Luigi Forte, die sind schönerweise jetzt auch wieder da. E i due amici che si sono nel corso degli anni sempre tanto impegnati per me, Anna Carlioni e Luigi Forte, sono tutti e due qui in sala. Grazie. Yeah. Ich kann noch mehr Bekannte aufweisen, Professor Nelva und Professor Friedrich. Also ich fühle mich hier sehr heimisch. Ma ci sono tanti altri conoscenti che mi sanno cari, il Professor Nelva, il Professor Friedrich, quindi mi sento a casa qui. Und dann muss ich sagen, was mich leider hier, sagen etwas weniger heimisch macht, dass ich es wirklich eine Schande finde, dass die Goethe-Institute oder dass viele Goethe-Institute gerade in Italien und Frankreich geschlossen werden.
Invece poi c'è una cosa che mi fa sentire un po' meno a casa, perché è davvero un peccato che così tanti Goethe-Institut in Italia e in Francia stiano per chiudere. Und das sage ich jetzt nicht nur aus Egoismus, weil ich natürlich den Goethe-Instituten auch immer viel verdanke, sondern weil einfach etwas an gewachsenen kulturellen Beziehungen damit auf eine sehr böse Art und Weise einfach abgeschnitten wird. E non lo dico per puro egoismo, perché è ovvio, io sono grato al Goethe-Institut, però lo dico perché rappresenta davvero una cesura, un taglio con la cultura e con i rapporti della cultura. Und umso mehr freue ich mich über diese Einladung jetzt. E quindi sono ancora più contento dell'invito qui oggi. Über das Buch Die rechtschaffenen Mörder zu sprechen, muss ich jetzt aufpassen, keinen abendfüllenden Vortrag zu halten. Aber wichtig an dem Buch ist, dass man über den Inhalt nicht sprechen kann, ohne über die Struktur zu sprechen. Adesso torniamo al libro, quindi La rettitudine degli assassini. Non voglio tenervi una lezione su questo libro, però si può parlare dei contenuti, non si può parlare dei contenuti senza parlare anche della struttura del libro. Es besteht aus drei Teilen. Der erste Teil umfasst fast zwei Drittel des Buches und er ist in einem sehr legendenhaften Ton geschrieben, ein großes Vorbild Josef Roth, und erzählt die Geschichte von dem Antiquar Norbert Paulini von 1953 bis 2013. Il libro è diviso in tre parti e la prima parte comprende due terzi di tutto il libro e dà un linguaggio quasi un po' da leggenda, un po' sullo stile o a modello di Josef Roth. E Norbert Paulini, il protagonista, questa prima parte lo vediamo dal 1953 al 2013. Und dieses Buch verfolgt die Höhen und Tiefen. 1989 spielt eine große Rolle. Und es endet aber mitten in einem Satz, in einer Art Befragung, einem Verhör, in dem zwei Kriminalbeamte Norbert Paulini fragen, was er am 20. April getan hat, dem Geburtstag von Hitler. E il libro appunto segue gli alti e i bassi, ovviamente un anno importante sarà il 1989, e questa parte finisce però con una frase che rimane a metà. E si sa che Norbert Paulini è in un interrogatorio e ci sono questi due ufficiali che gli chiedono dove è stato il 20 aprile, e il 20 aprile è anche il giorno in cui è nato Adolf Hitler. Und es hat sehr viel Aufregung um dieses Ende gegeben. Die Buchhändler sagten, hier ist ein Druckfehler, und schickten die Bücher zurück zum Verlag. E su questa fine così brutale ci sono state moltissime polemiche. Quindi il libro veniva rispedito indietro ai librai. Und aber wenn man als Leser sich davon nicht zu sehr verunsichern lässt und weiterliest, beginnt der zweite Teil damit, dass jemand, ein Ich-Erzähler, der etwa 10 Jahre jünger ist als Paulini, davon spricht, was dieses Antiquariat für ihn bedeutet hat. Invece, se poi come lettore non ti lasci trarre in inganno, ma continui, inizia questa seconda parte che è scritta invece in prima persona e la scrive uno scrittore che parlerà appunto di Norbert Paulini in quanto antiquario. 1989 haben sich die Wege der beiden getrennt, aber zum 40-jährigen Jubiläum des Antiquariats kommt dieser Ich-Erzähler wieder zurück, hält eine Rede auf Norbert Paulini und verliebt sich in eine Frau, die er seit Jahrzehnten kennt und die diesem Paulini immer sehr nahe stand und geholfen hat. E nell'89, appunto, i sentieri di questi due personaggi che si conoscevano si erano separati.
Poi c'è il 40° anniversario dell'apertura, della prima apertura della sua libreria, della libreria di Norbert Paolini, e quindi questo scrittore torna, fa un discorso su Norbert Paolini e incontra anche quella, la donna di cui lui è sempre stato innamorato e che ha seguito per tanti anni la vita di Norbert. Es beginnt dann eine Ménage à trois, in der dieser Ich-Erzähler nicht weiß, wie er mit Paolini und mit dieser Liebe umgehen soll. Er ist offenbar ein erfolgreicher Schriftsteller aus Berlin und trifft jetzt auf seine alte Heimat und merkt, dort ist es ganz anders, als er geglaubt hat. E inizia quindi questo ménage à trois e scopriamo anche che chi parla in prima persona non sa come gestire questa situazione, e lui sembra, da quel che si capisce, uno scrittore di successo, e ora però si ritrova in questa sua vecchia patria e non sa assolutamente, è spaesato. Und er beschließt, über diesen Paolini zu schreiben, aus ganz verschiedenen Gründen, weil er ihn verehrt, aber auch, weil er sich über das Verhältnis klar werden will, das er zu ihm hat, welche Rolle er spielt. E quindi lui decide di scrivere della vita di Norbert Paolini perché vuole capire bene questa relazione che lui ha nei confronti del signor Paolini. Und ich erzähle das so ausführlich, weil man plötzlich merkt, das, was man zuerst gelesen hat, diesen ersten Teil, dass dieser erste Teil offenbar das Manuskript ist von jenem Mann, der diesen zweiten Teil erzählt. L'ho spiegato così dettagliatamente, semplicemente perché poi ci rendiamo conto che la prima parte che abbiamo letto è il manoscritto della persona che sta parlando nella seconda parte del libro. Und bei diesem zweiten Teil merkt man auch, der wird jemandem erzählt, also jemandem dritten. E nella seconda parte ci rendiamo anche conto che questa parte viene raccontata a qualcun altro, a una terza persona. Und am Ende dieses zweiten Teils wird auch der Name dieses Ich-Erzählers genannt. Er heißt nämlich Schulze, so wie ich, nur hat er ein T im Nachnamen, das habe ich nicht. E alla fine della seconda parte viene rivelato anche il nome di questo scrittore, si chiama Schulze, però con la T che nel mio cognome manca. Da können wir vielleicht noch reden, warum das so ist. Possiamo poi magari dire dopo il motivo per cui è così. Aber nachdem wir im ersten Teil das Manuskript von dem Schulze gelesen haben, im zweiten Teil ihn haben erzählen hören, beginnt der dritte Teil mit der Stimme einer Frau aus dem Westen, einer Lektorin, offenbar der Lektorin von Schulze, denn die hat das Manuskript da und ihr hat er den zweiten Teil erzählt. E dopo questa prima parte, che appunto abbiamo visto, sarà il manoscritto della seconda, poi la parte raccontata. Nella terza parte invece c'è la voce di una donna dell'Ovest, una lettrice, e sappiamo che appunto lei ha questo manoscritto di questo Schulze in mano. Das Schwierige ist, dass zu Beginn des dritten Teils Norbert Paolini und diese Frau Lisa beide tot sind. La difficoltà è che nella terza parte entrambi i protagonisti, Norbert Paolini e anche la donna di nome Lisa, sono entrambi morti. War das ein Unfall? War das Selbstmord? War das ein Mord? Was auch immer, man weiß es nicht. Chissà, è stato un incidente, un suicidio, un assassinio? Non si sa. Und die Lektorin macht sich wieder Willen auf den Weg in die Sächsische Schweiz, in dieses Elbsandsteingebirge, wo am Ende das Antiquariat von Paolini gewesen ist, weil sie einen schrecklichen Verdacht hat.
E questa lettrice a un certo punto si mette in viaggio, va in questo territorio che si chiama la Svizzera Sassone, ed è il posto dove era nata la libreria, dove era situata la libreria antiquaria di Paolini, perché ha un sospetto. Ich glaube, das war jetzt lang genug. Adesso credo di essermi dilungato persino troppo. Norbert, quando raccoglie questi testi antiquari, questi libri che sono antichi, a volte sono fuori catalogo, così riesce a mettere insieme una libreria che viene poi frequentata, no, da suoi clienti che sono a ricerca di testi che non sono esattamente quelli, come dire, canonici all'interno di un paese che comunque ha una sorta di, possiamo definire, un pensiero dominante. E questo cenacolo di lettori trova conforto nell'imbattersi, no, in libri che non sono esattamente quelli, non saprei se definirli di regime, no? Quindi c'è questo contrasto tra la libertà, che è quella piccola libreria antiquaria, e il mondo che la circonda. E oggi di nuovo sentiamo parlare un po' di pensiero unico, e c'è questo paradosso di un Occidente che per certi aspetti in cui sembra che vengano sempre più a mancare spazi di libertà di pensiero. Dieses Buch ist natürlich auch ein Buch über den Stellenwert der Bücher in den letzten Jahrzehnten, also sagen wir von den 70er Jahren bis 2017. Diciamo che questo libro è anche sul valore che i libri hanno ricoperto negli ultimi decenni, diciamo dagli anni 70 fino al 2017. Und in der DDR war natürlich die Bücher eine Mangelware und viele waren gar nicht erschienen. Und wenn sie erschienen waren, war es schwierig, sie zu bekommen. Also Paolini ist jemand, der sozusagen über geistige Schätze verfügt, die er verteilen kann, wie er möchte. Also es war gut, mit ihm befreundet zu sein. Anche perché non dobbiamo dimenticare che nella DDR i libri erano una merce che mancava e se dei libri venivano pubblicati era poi difficilissimo reperirli questi libri, per cui Paolini era una figura importante, era una figura che aveva questo tesoro immane nelle sue mani e che elargiva, ed era quindi anche una cosa positiva conoscere Paolini. Und das war natürlich sehr, sehr politisch. In der DDR war alles politisch, weil man eben Dinge lesen konnte wie Nietzsche oder was auch immer bei Paolini. Andererseits hat natürlich jedes Buch, was in der DDR erschienen ist, den Freiraum vergrößert. Also ein neues Buch von Volker Braun oder Christoph Hein oder Trista Wolf hat mehr Platz zum Atmen geschaffen. Nella DDR poi tutto era politico, politicizzato. Poi è vero che da Norbert Paolini tu potevi leggere libri di Nietzsche, eccetera, però poi nella DDR ogni libro che usciva nella DDR aveva un suo spazio che era più grande. Pensiamo a quando usciva qualcosa di Volker Braun, di Christa Wolf, di Hein. Und mit 89 ist plötzlich alles verfügbar. Es ist nur noch eine Frage des Geldes. E poi nell'89 tutto diventa acquistabile, reperibile. È solo una questione di denaro.
Und das hat natürlich für das ökonomische Überleben von Paulini dramatische Folgen, aber natürlich auch für sein Denken und Fühlen, weil er von einer zentralen Gestalt in der Stadt zu einer ja, prekären Randfigur wird. E tutto questo ha delle ripercussioni sulla supervivenza economica di Paolini. È proprio un dramma per lui, perché da figura centrale e importante diventa una figura marginale. Und jetzt versuche ich auf die Frage zu antworten. E adesso provo anche a rispondere alla tua domanda. Das natürlich für eine große Mehrheit 1990 das Heil im Westen lag und man dachte, naja, jetzt wird alles so wie im Westen plus all der Sicherheiten, die es im Osten gab. Perché per la maggioranza è vero che nel 1990 si pensava che appunto tutto quello che funzionava bene era l'Occidente e adesso diventerà tutto diverso come in Occidente, con la sicurezza però che avevamo noi nell'Est. Und ich finde es insofern auch interessant, über die beiden Deutschlands zu reden, weil man da natürlich auch ein Muster hat, ein Modell von der Welt überhaupt. Also wie geht der Westen mit einem Nicht-Westen um? Ed è anche interessante capire, appunto, vedere le due Germanie, perché hai a che fare con un modello di un mondo per capire come l'Occidente poi tratta qualcosa di non Occidente. Und es ist manchmal schwer zu erklären, dass 34, 35 Jahre nach dem Herbst 89 die Unterschiede so groß sind und das Thema Ost und West mit derartiger Vehemenz in Deutschland im Raum steht. Ed è quindi a volte molto difficile da spiegare che 34-35 anni dopo l'autunno dell'89 queste differenze sono sempre così grosse tra est e ovest e non si capisce perché. Da warte ich jetzt aber lieber die nächste Frage ab, bevor ich darüber rede, sonst rede ich viel zu lange. Però aspetto la prossima domanda perché sennò nessuno mi ferma più. Ma noi non vogliamo fermarlo. Naja, ich denke, dass vieles, was man glaubte, was eine Übergangszeit ist, hat sich verstetigt und ist so geblieben. Ma perché in effetti c'è stato un periodo di passaggio che però è rimasto tale quale, a un certo punto si è fermato. Also ich habe gerade gestern oder vorgestern mit Kollegen zusammengesessen, mit einem aus Österreich. Und die sagten, was habt ihr denn immer mit eurem Unterschied? Perché proprio ieri o l'altro ieri ero insieme a un collega austriaco che mi diceva: ma perché continuate a parlare della vostra differenza? Che cosa c'è? Und seit einer Woche habe ich so eine Statistik, die ziehe ich dann immer aus der Tasche auf dem Handy, wo festgehalten ist, wie viel Euro pro Sterbefall in den Bundesländern vererbt wird. Also wenn jemand stirbt, durchschnittlich wie viel sie oder er vererbt. E da una settimana, e a quel punto tiro poi fuori una statistica che ho sul mio cellulare, che è una statistica che dice quanti euro qualcuno eredita per ogni persona morta in Germania. Und da hat man sehr schön, also durchschnittlich statistisch, 250.000 in Hamburg und 180.000 in Bayern und 150.000 in Hessen. Ja, è una media molto interessante, che va dai 250.000 di qualcuno che muore ad Amburgo, 180.000 qualcuno della Baviera, 150.000 di qualcuno dell'Assia. Und dann kommen Thüringen mit 10.000 oder 12.000, die Sachsen und so. Poi arriva la Turingia con 10.000, la Sassonia magari con 12.000. Und egal worüber man spricht, man muss
einfach erstmal sagen, es gibt keinen Landstrich in Europa, auf dem der Bevölkerung so wenig gehört an Grund und Boden, an Immobilien, an Betrieben wie den Ostdeutschen. E bisogna dirlo chiaramente, perché non c'è territorio in Europa dove la gente possegga così poco suolo, così poco terreno, così pochi immobili e così poche imprese come in quello che era il territorio, no, quello che è il territorio della Germania dell'Est. Was ich relativ leicht ändern ließe, ist trotzdem auch, dass die Führungspositionen selbst in Ostdeutschland die Ostdeutschen in der Minderheit sind. E la cosa strana è che comunque anche le posizioni dirigenziali in Germania dell'Est sono ricoperte non da tedeschi dell'Est. Das ist natürlich ein sowohl ein ökonomischer, sozialer, aber auch kulturelles Gefälle, ein Missstand, der natürlich verschiedenste Auswirkungen hat. E questo ovviamente crea un divario economico, sociale e culturale che ha tantissime diverse ripercussioni. Also ich selbst merke das immer in den 90er Jahren waren natürlich die meisten Literaturkritiker auch aus dem Westen, aber die hatten alle noch ein Verhältnis zum Osten gehabt. Perché io stesso me ne rendo conto che negli anni 90 i critici letterari erano quasi tutti dell'Occidente, che però avevano un rapporto con la Germania dell'Est. Heute ist es genauso, sind die allermeisten aus dem Westen, aber die haben dann oftmals nur noch ein Schulwissen darüber und wundern sich, warum mich das immer noch was angeht. E oggi più o meno la stessa cosa, cioè i critici letterari continuano a essere dell'Occidente, però la cosa diversa è che non quello che sanno della Germania dell'Est è quello che hanno imparato a scuola. Was nicht heißt, dass jemand aus dem Westen besser über den Osten schreiben kann als jemand aus dem Osten. Also das ist im Einzelfall. Ich würde da nie etwas sagen, nur die dürfen oder die dürfen. Das wäre hirnverbrannt. Ovviamente non sto dicendo che significa che se tu sei dell'Ovest sei più capace a scrivere dell'Est o viceversa. No. Non voglio assolutamente dire una cosa del genere. Aber trotzdem ist es von der Grundhaltung so, dass man erstmal doch der Fremde im eigenen Land ist. Ma come atteggiamento di base va detto che ci si sente estranei nella propria terra. Da ist das Interessante, dass sich das oftmals deckt mit den Erfahrungen von Immigranten oder die eben einen türkischen Hintergrund haben oder einen nordafrikanischen Hintergrund. E la cosa interessante è che io poi appunto ci penso quando parlo con persone con background migratorio, che siano della Turchia o che arrivino dall'Africa. Und ich meine, wenn man als, das ist jetzt das Letzte dazu, wenn man als Deutscher ins Ausland geht, merkt man relativ schnell, dass man ein Deutscher ist. Perché se come tedesco vai all'estero, ti rendi conto abbastanza in fretta che sei tedesco. Aber im innerdeutschen Verhältnis ist es so, dass sozusagen jemand, der einen türkischen Hintergrund hat, der weiß, er hat einen türkischen Hintergrund. Ich weiß, ich habe einen ostdeutschen Hintergrund, aber im innerdeutschen Verhältnis wissen die Westdeutschen nicht, dass sie einen westdeutschen Hintergrund haben. Anche in Germania, cioè sei turco di origine, lo sai che hai un background turco. Il tedesco dell'est sa di avere il suo background come tedesco dell'est, ma sono i tedeschi dell'ovest che non sanno di avere un background della Germania dell'ovest. Also mit anderen Worten, die Ostdeutschen bleiben die Ostdeutschen und die Westdeutschen sind die Deutschen.
Quindi solo i tedeschi dell'Ovest sono i tedeschi, gli altri sono i tedeschi dell'Est. Ich werde sehr oft gelobt, also das ist ja gar nicht böse gemeint, und das ist das Schlimme, dass es gar nicht böse gemeint ist, dass ich oder jemand anders gelobt wird, ein toller Autor aus Ostdeutschland. Es würde nie jemand sagen, ein toller Autor aus Westdeutschland. Io ricevo tantissime lodi, no? Come sei un magnifico autore della Germania dell'Est. Ed è una cosa che nessuno direbbe di un autore della Germania dell'Ovest, rimarcandolo così. E forse questo collega austriaco così manca un po' di consapevolezza, cioè forse non si rende conto che da un giorno all'altro il tedesco dell'Est si è ritrovato improvvisamente in un mondo nuovo in cui la sua identità si è un po' frantumata come il muro. E quindi ricostruire questa identità alla luce di questo cambiamento così grande forse è un po' più complicato. Ja, ich habe mich auch über ihn gewundert, zumal es ein sehr engagierter, kluger Kollege ist. Sì, anch'io mi sono un po' sorpreso di questo collega, perché questo è un collega comunque molto intelligente, impegnato. Ich finde ja, dass Identität ist ja immer eine Beziehung. Und das Verrückte ist, dass wir ja eigentlich erst 1990, 91 verstanden haben, dass wir die Ostdeutschen sind. Perché la questione dell'identità è sempre legata a una relazione, e la cosa folle è che noi solo nel 90-91 abbiamo capito di essere i tedeschi dell'Est. Also erst in dem Moment, wo wir verstanden, dass es woanders grundsätzlich anders geht, obwohl das auch Deutsche sind oder Österreicher oder Schweizer, also wir uns verständigen können, aber plötzlich merkten wir, wir finden so langsam heraus, ja, was uns unterscheidet. Im Einzelfall muss das immer nichts sagen. Perché noi abbiamo proprio capito, scoperto lentamente, nonostante potessimo parlare con tutti della Germania dell'Ovest, con i tedeschi e con gli austriaci, con gli svizzeri, però proprio abbiamo scoperto lentamente di essere diversi. Und das finde ich ja auch interessant. In dem Buch spielt das eine große Rolle, weil der Paulini und diese Lisa, die werfen diesem Schulze vor, er habe sich, jetzt wird es ganz schwierig, einer Ostentleibung schuldig gemacht. Sì, in effetti poi questa relazione nel libro svolge un ruolo molto importante, perché sia Norbert Paulini poi che Lisa accusano questo Schulze, questo scrittore, che lui è colpevole di essersi uscito dal corpo dell'Est. Ostentleibung, forse qualcuno può aiutarmi a tradurlo in italiano. No. Also er habe sich sozusagen viel zu sehr an den Westen angepasst und mache Kompromisse, und Paulini sei eben noch der Ostdeutsche. Perché appunto lui, questo Schulze, si è adattato troppo all'Ovest, ha fatto troppi compromessi, mentre Paulini è ancora il vero tedesco dell'Est. Und das halte ich natürlich für einen sehr fragwürdigen Vorwurf, wie ich andererseits es sehr fragwürdig finde, wenn aus westlicher Sicht gesagt wird, sie oder er ist noch nicht angekommen, in Klammern im Westen. Er ist noch nicht Westler geworden. E secondo me è un'accusa che veramente non è un po' dubbiosa, come minimo, perché è un po' quando qualcuno che è andato all'Ovest e di questo qualcuno si dice non è ancora arrivato. Also meine Identität ist, wie gesagt, von Beziehungen bestimmt, und jede neue Erfahrung verändert mich, so wie ich ein klein wenig andere auch verändere. Also es ist nichts Statisches, nie. E la mia identità è determinata, è
proprio coniata dalle relazioni, e tutto quello che mi circonda mi cambia, non c'è nulla di statico. Natürlich bin ich heilfroh, dass es 1989 gegeben hat, und ich habe versucht, meinen Teil beizutragen, wie viele, viele andere auch. E ovviamente sono felicissimo del fatto che sia esistito il 1989 e come tutti anche io ho dato il mio contributo. Aber es war bei mir und einigen anderen so, dass wir sagen, die Freiheit wollten, aber sozusagen in der DDR, nicht von der DDR. Però per me e per altri era un volere la libertà nella DDR, non dalla DDR. Aber das wäre wieder ein abendfüllendes Thema. Ma anche questo sarebbe un tema molto lungo. Che non piacerebbe sentire, voglio dire. Beh, interessante, dai. Passo. Però se non vuole affrontarlo, quella T in più. Prima accennava al fatto che c'è una T di differenza tra Schulz e Schulz. È un Schulz. Ich habe den also ich hatte diesen Erzähler und hatte keinen Namen für ihn. Oder ich es wird zu kompliziert. Ich hatte keinen Namen für diesen Erzähler und hätte jetzt irgendeinen Namen erfinden können, der nicht im Schriftstellerwörterbuch steht. Io non avevo nessun nome per questo narratore, quindi sì, avrei potuto inventarne uno qualunque, magari prendendolo da un catalogo. Und dass ich ihn Schulze genannt habe, wenn man es nicht liest, sondern nur hört, dann ist da kein Unterschied zu bemerken. Dafür war der Grund, dass ich dachte, das ist so einer, wie ich einer bin. Nicht im individuell persönlichen, aber von der gesellschaftlichen Situation her. Il fatto che io lo abbia chiamato Schulze, che è lo stesso modo di pronunciarlo, con T o senza T, è sempre uguale al mio cognome, non è che sia uguale a me dal punto di vista della persona, dal punto di vista dell'individuo, ma appunto la situazione. Ich habe ungewöhnlich viel Glück gehabt, weil meine Mutter eine private Praxis aufmachen konnte, besitze ich ohne mein Verdienst eine Eigentumswohnung in Berlin. Das ist ein kolossales Privileg, für das ich nichts kann. Io devo dire che ho avuto una fortuna immensa, perché mia madre ha potuto aprire uno studio medico e io posseggo un appartamento di proprietà, che è un privilegio enorme e che mi è di cui sono grato. Und ich kann von meinem Schreiben leben und werde nach Turin eingeladen und komme immer mit interessanten Menschen zusammen. E posso vivere di quello che faccio, cioè scrivere, vengo invitato a Torino, sono sempre in mezzo a gente molto interessante. Und dann kommt man nach Dresden oder wo auch immer hin und merkt, das sind alte Freunde, die sind überhaupt nicht dümmer als du, im Gegenteil, die haben vielleicht auch mehr gelesen und haben überhaupt keinen Erfolg und haben größte Schwierigkeiten, ihre Miete zu bezahlen. E poi arrivi a Dresda, vedi gli amici, hai tanti amici che non sono assolutamente più stupidi o meno intelligenti di te, anzi hanno anche letto molto di più, che però non hanno avuto successo e hanno difficoltà a sbarcare il lunario e a pagarsi l'affitto. Und dieses Aufeinandertreffen fand ich interessant, und auch, dass daraus der Impuls entsteht, in diesem legendenhaften Ton, um mal wieder zur Literatur zurückzukommen, sozusagen das eigene Herkommen auch zu überhöhen, zu sagen, da schreibt einer, wir hatten viel mehr Bildung als im Westen, wir haben uns viel mehr darauf konzentriert. Also auch eine fragwürdige Haltung, aber
eine interessante Haltung. E questo anche, dà comunque anche degli impulsi. Adesso torniamo anche un po' al tono che io uso nella prima parte del libro, che è questo un po' della leggenda. Questo anche per rendere conto di questa origine che sembra più elevata, no? Noi abbiamo avuto un'educazione migliore, una formazione migliore, ci siamo concentrati di più, anche se è chiaramente un atteggiamento dubbio. Und plötzlich scheint dieser Paolini ins Rechtsradikale abzugleiten. E poi tutto ad un tratto sembra che questo Paolini derivi o vada in una deriva verso una radicalità di destra. Aber ist es wirklich so und wer erzählt das? Ma è veramente così e chi è che lo racconta che è così? Und wenn Sie das Buch lesen, haben Sie vielleicht den Eindruck, dass da auf Paolini gezeigt wird, auf jemanden, der fragwürdig ist, aber je länger Sie lesen, kehrt sich dieser Finger um und ich halte den Schulze für den fragwürdigsten in dem Buch. Perché se leggete il libro vi rendete conto che avete l'impressione che qualcuno punta il dito contro Paolini, però dopo un po' vedete che questo dito cambia direzione e che punta verso qualcun altro. E secondo me la persona più dubbia del libro è proprio questo Schulze. Und es ist ja auch der Versuch, die eigene Position auch in Frage zu stellen. Also ich denke, dass Schreiben auch immer viel damit zu tun hat, den eigenen blinden Fleck zu suchen. E penso che sia abbia a che fare anche col mettersi in dubbio, perché la scrittura fa anche sì che si è alla ricerca del proprio punto cieco, del proprio angolo cieco, angolo morto. Und da ich hier so schön viel Zeit habe zu reden, möchte ich noch eine Sache sagen, für die sonst immer keine Zeit bleibt. E visto che mi date tutto questo tempo, voglio ancora dire una cosa, perché generalmente non mi viene dato tutto questo tempo. Es ist eine Figur, die eine große Rolle spielt, über die ich noch gar nicht gesprochen habe und die ich mir aus einem Roman von Jevad Charahasan ausgeborgt habe. Perché volevo parlare anche di un personaggio molto che svolge un ruolo importante nel libro, che è una figura che ho preso a prestito da Charahasan. Das ist eine Figur, die Bibliothekar in Sarajevo war und miterleben musste, im August 1992 die Bibliothek mit allen Handschriften in Flammen aufgeht durch den Beschuss mit Phosphorbomben. Ed è un personaggio che ha vissuto sulla propria pelle quello che è successo a Sarajevo nell'agosto del 92, quando è stata messa a fuoco e fiamme, addirittura anche con bombe al fosforo. Und in dem Buch von Charahasan ist die Fiktion dieser Juso Pocan Livniak erzählt nochmal eine Geschichte, die als Handschrift verbrannt ist. E poi appunto nel libro di Charahasan questo personaggio racconta di un manoscritto che è stato dato alle fiamme. Aber dieser Livniak ist ein Nomade, er ist dann in Norwegen und ich habe ihn nach Dresden geholt. E questo Livniak, cioè questo personaggio del libro, è emigrato poi dalla Serbia, è andato in Norvegia, ma io l'ho fatto arrivare a Dresda. Und mit ihm kam eine ganz andere Haltung hinein, die ich so im Deutschen nicht so fand. Er hatte einerseits die Erfahrung, wirklich mit Mördern zusammenleben zu müssen. E con lui ho trovato proprio un atteggiamento diverso che non riuscivo a trovare nei miei personaggi tedeschi, perché lui ha avuto l'esperienza di convivere con i suoi assassini. Und andererseits ein ganz anderes
ein ganz anderes Muster für das Zusammenleben mit Menschen, weil er immer sagt, es gibt kein Ich ohne ein Du. Also für ihn ist auch alles in der Beziehung, was mein Gegenüber sagt. Und wenn es mein Feind ist, hat auch damit zu tun, was ich sage und umgekehrt. E d'altro canto c'è anche questo altro modello di convivenza, perché lui dice sempre non c'è un io senza che ci sia un tu, quindi per lui è molto importante la relazione, anche la relazione con un nemico, perché se non c'è un amico, se c'è un amico può esserci anche un nemico e viceversa. Und es war für mich sehr interessant in dem dritten Teil, diese Lektoren aus dem Westen, die einfach aus dem Manuskript von dem Schulze einfach nur ein gutes Buch machen will, sie trifft auf diesen Livniak, der Nachfolger von Paulini in dem Antiquariat ist. E l'ho trovato interessante che appunto nella terza parte questa lettrice dell'Ovest che ha in mano questo manoscritto di cui in fondo vuol fare un buon libro trova questo Livniak, questo personaggio che arriva appunto dalla Serbia. Und ich weiß nicht, es ist wenig übersetzt, aber achten Sie auf diesen Namen Cevat Karahasan. Er ist im Mai leider Gottes mit 70 Jahren gestorben, aber für mich war er wirklich einer der allerwichtigsten lebenden Autoren. E state attenti a questo nome, ve lo consiglio, non so se io lo pronuncio giusto, Karahasan, è un autore molto molto interessante, purtroppo quest'anno a maggio all'età di 70 anni è deceduto.